un volto, perché verrebbe assalito da schiaffi e sputi. Il tuo essere non ha neanche udito, perché sarebbe intasato dai nostri insulti e bestemmie. Nemmeno di avere un nome. Gli scienziati ti hanno appiccicato un paio di lettere e un numero, giusto per distinguerti dal nulla. Sei una minaccia che si espande con silenzio là fuori. E ci costringe a chiuderci dentro casa. Ci hai costretti ad ascoltare il nostro corpo per capire se ti abbiamo inghiottito con l'aria primaverile e se sei nascosto in mezzo alle nostre cellule e se vuoi attaccare chi amiamo con il nostro starnuto. Abbiamo capito la lezione. Tutto quello che conta è qui, dentro alle nostre mura. Le pulizie, rimuovendo le polveri, i vestiti, le maschere, per ogni occasione una che abbiamo accumulato negli anni. Quanto lavoro! Cercando i sintomi del tuo malessere, abbiamo trovato nel fondo del baule noi stessi. Dobbiamo abituarci a questa nuova persona senza trucco che ci guarda dallo specchio. Dopo aver buttato via tutte le maschere con i volti finti, usiamo una maschera vera per uscire di casa e proteggere l'unico volto che abbiamo. Famiglia, la più bella, più forte e più fragile composizione della creazione. Le mancanze della mia famiglia riempio con i miei doni e la mia famiglia colma le imperfezioni del mio essere con le sue forze. La famiglia non aveva abbastanza tempo di stare insieme. Adesso, chiusa nella propria casa, con le note sparse nell'aria, cerca di comporre la sua melodia di pace. E incontra il profumo di pizza fatta in casa dei nostri vicini. I
i profumi delle famiglie si dilagano con i profumi di rosmarini, violette, frutteti in fiore, e lungo il nostro fiume vanno a riposare sulle onde del mare. Il silenzio poi diffonde i profumi lungo le strade vuote, lungo le città mute nel mondo. Ci arriva la risposta del mondo. Silenzio con profumo del sale. Centinaia al giorno ci lasciano, bruciando ogni traccia di sé. E appoggiando nei cuori rimasti un sigillo d'amore. Gli operatori sanitari e migliaia di altri ancora lavorano. Questo amore. All'amore si risponde con amore, perciò ogni cosa che facciamo, facciamola con amore. Facendo le pulizie.